È rientrato al lavoro all'ospedale di Giarre Paolo Micali Bellinghieri, medico chirurgo che in 9 anni aveva lavorato solo 15 giorni, ottenendo una serie infinita quanto straordinari di permessi tra aspettative, dottorato di ricerca, congedi parentali e malattie. Certificazione che risulta impeccabile sotto il profilo giuridico e normativo, discutibile invece sul piano etico e morale. L'inchiesta, diffusa per prima dalla nostra emittente, ha sollevato il caso balzato nella cronaca nazionale. Stamani siamo andati all'ospedale Sant'Isidoro di Giarre per accogliere eventuali dichiarazioni del chirurgo dopo mesi di polemiche e minacce di querele. Lei è l'ultima delle persone con cui io farei una dichiarazione. Addirittura? Certo. E perché? Bene, il suo esercizio è agli atti, poi vediamo. Tutte le calunnie che ha scritto. Scusi, dottor, quale calunnia? Vada a parlare con la direzione. Ma sta dicendo lei, me lo dice la direzione della sua calunnia, della mia calunnia nei suoi riguardi? Me lo dica lei, no? No. Sarei sotto il profilo normativo e legale. Allora, cortesemente, siccome questo è un soccorso, ci sono altre persone, gentilmente. C'è un ufficio urto e non si può rivolgere. Vabbè. Non mi seccate, eh? Me ne posso andare? Risposto ai suoi sms. Mettiamoci fuori, ti parliamo. No, assolutamente, perché voi manipolate anche l'acqua che ci sta dicendo. Addirittura, ho manipolato pure questo. Certo. Lei è rimasto 9 anni a casa e io ho manipolato. Allora, ascolti. Vada. Le chiedo scusa. Va bene. Il professionista messinese al momento si occupa di questioni amministrative, sempre nel reparto di pronto soccorso, ma lontano dal pronto intervento e dalle sale operatorie. Intanto l'inchiesta prosegue dopo la revoca dell'aspettativa da parte dei vertici provinciali dell'ASP di Catania, che di fatto hanno costretto il dottor Bellinghieri a rientrare al nosocomio di Giarre. Si attendono adesso le decisioni della magistratura etnea, che sta indagando per accertare se dietro questa vicenda ci sono coperture politiche o connivenze con profili penali. C'è poi da chiarire se durante questi 9 anni di assenza dall'ospedale di Giarre il medico chirurgo abbia esercitato attività privata senza la necessaria autorizzazione dell'ASP di riferimento per quello che risulta essere ufficialmente un impiegato pubblico.